Ecco, mi permetto allora di darvi anche delle indicazioni, aggiungo questa appendice all'ultima catechesi che abbiamo fatto, per darvi il programma appunto, per darvi delle indicazioni per il prossimo 31 maggio, giorno della vostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Allora, prima di tutto vorrei chiedervi un favore piuttosto grande, piuttosto grosso, che potrebbe anche esservi un po' di peso, però credetemi, per motivi di organizzazione è molto importante che voi lo facciate. Cioè, vorrei chiedere a tutti coloro tra voi che avete seguito questo corso, che vi siete preparati, che avete intenzione di fare la consacrazione a Maria, perché può essere anche benissimo che qualcuno lungo il cammino abbia pensato di non farla o di farla la prossima volta, ecco, vorrei chiedere di dare comunicazione al nostro ufficio confermando che volete fare la consacrazione. Quindi, per favore, da oggi fino a venerdì prossimo, scrivete a ufficio.movimento, tutto in minuscolo, ufficio.movimento, chiocciola, reginadellamore.it. Ripeto, tutto in minuscolo, ufficio.movimento, chiocciola, reginadellamore, tutto attaccato, .it, it, it. Ecco, in cui comunicate, io sono il tale e confermo che farò la consacrazione il 31 maggio attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso la web TV. Se per caso manca qualche vostro dato, ecco che l'ufficio vi risponderà chiedendovi appunto alcuni dati che magari mancano ancora risalenti alla prima volta in cui vi siete iscritti. Ecco, questa è la prima cosa, quindi lo chiedo a tutti voi, per favore, di fare questa carità organizzativa. Scrivere quanto prima una mail all'indirizzo che vi ho dato dicendo: io, tal dei tali, confermo che mi consacrerò al Cuore Immacolato di Maria. Chi non scrive, chi non scriverà, noi riteniamo che abbia pensato di non fare la consacrazione e quindi naturalmente non lo registreremo nell'elenco di tutti i consacrati alla Regina dell'Amore dal 1988 a questa parte. Secondo avviso, siccome l'atto di consacrazione è un rinnovo delle promesse battesimali, come abbiamo detto più volte lungo il nostro cammino, e siccome è anche la domenica di Pentecoste, è il compimento del tempo pasquale, sarebbe opportuno che potessimo arrivare a quel giorno in grazia di Dio. Quindi, se fosse possibile, sarebbe opportuno che voi, per domenica prossima, foste, diciamo così, confessati. Ovvio che non vi sto dando indicazioni di coscienza, non vi sto dicendo chissà cosa, sto dicendo che sarebbe meglio, proprio perché l'atto di consacrazione sia più puro, fatto, diciamo così, con più in grazia di Dio, puliti, perché sapete, fare una bella offerta al Signore o comunque a chiunque, a qualsiasi persona, fargli un regalo in un piatto o in un contenitore sporco, voi capite che sì, l'offerta è un po' scadente. Quindi possibilmente cerchiamo appunto di confessarci prima della consacrazione. Per quanto riguarda il programma della giornata invece del 31 maggio, il programma sarà grosso modo questo. Alle 9.30 del mattino, sarà proiettata attraverso la nostra web TV un film, un piccolo film di mezz'ora che parla di Schio, che parla appunto di tutto ciò che è avvenuto, delle opere che ci sono. Perché? Perché so che molti di voi non conoscono Schio, non sono mai stati nei luoghi delle apparizioni di San Martino di Schio. Io naturalmente mi auguro che dopo la consacrazione, quando si potrà girare, un bel giorno ci veniate a vedere anche il luogo in cui voi, in cui la Madonna è apparsa e in cui lei vi ha chiamati alla consacrazione, non io, vi ha chiamati lei alla consacrazione. Quindi, se volete, se avete piacere,
diciamo che attraverso questo piccolo film avete un po', diciamo così, ecco, un modo di prepararvi ulteriormente attraverso i luoghi, attraverso alcune interviste, capire un attimo il luogo da dove parte il tutto. Terminato il film, quindi circa alle ore 10, inizierà il Santo Rosario. Il rosario è un rosario meditato, cantato, con la lettura di qualche messaggio. Ecco, un rosario che dovrebbe durare circa tre quarti d'ora, grosso modo. Al che poi seguirà una mia, portate pazienza, una ulteriore mia piccola riflessione di preparazione prossima all'atto di consacrazione, e quindi presumo che intorno alle 11:10, 11:15 al massimo, ci si potrà fare, dopo il canto delle litanie, ci sarà l'atto di consacrazione solenne al cuore immacolato di Maria. Per quell'atto noi cercheremo di far scorrere il testo della preghiera, però voi lo potete trovare, questo testo della preghiera, a pagina 228 del libretto che avete seguito per la preparazione. Che vi sia arrivato il libretto cartaceo o che vi sia arrivato via mail o via WhatsApp, a pagina 228 del libretto voi trovate il testo che noi useremo per l'atto di consacrazione tutti insieme. Quindi praticamente, ecco, avete capito, rosario meditato, momento di meditazione e riflessione da parte mia, litanie cantate e a quel punto l'atto di consacrazione che con alcune preghiere finali terminerà. Io credo che tra le 10 e le 11:30, 11:45 dovremmo avere terminato tutto quanto. Chi vuole c'è l'appendice previa delle 9:30 con il film per vedere un po', diciamo, un film che poi potrete rivedervi tutte le volte che volete, insomma, per carità. Ecco, questo è l'orario. Come vedete non c'è la Santa Messa, noi non faremo la messa via web. Perché? Perché adesso le messe nelle nostre parrocchie ci sono e siccome è domenica, quindi c'è il precetto festivo, allora è chiaro che bisogna andare nelle nostre chiese a messa, quindi è inutile fare, visto che si può andare nella messa nelle proprie parrocchie, è inutile fare la messa via web, ecco, quindi essendo anche domenica di precetto bisogna andare nelle proprie parrocchie o il sabato sera o la domenica sera o la domenica mattina presto, ecco, la messa dovete, diciamo così, pensarci voi. Questa sarà la cerimonia di consacrazione. Seguirà alla cerimonia di consacrazione il sabato successivo, quindi il primo sabato del mese di giugno, che mi pare sia il giorno 6 giugno, seguirà una sesta e ultima catechesi che completerà tutto il nostro cammino. Quindi dopo le catechesi fatte ce n'è anche una sesta catechesi, l'ultima che faremo, ecco, che completerà tutto il quadro. Quindi siete invitati anche per il primo sabato del mese, sempre alle 20, alle 8 della sera, ad ascoltare, ecco, l'ultima catechesi di questo nostro ciclo di consacrazione. Ecco, mi sembra di avervi detto tutto, grosso modo. Questi sono un po' gli avvisi, quindi scrivete la mail di conferma, e siate lì quel giorno possibilmente confessati, per la messa vi arrangiate voi e la cerimonia si svolgerà come abbiamo detto. Quindi film, rosario, riflessione, litanie, atto di consacrazione, sesta catechesi il primo sabato di giugno alla sera del 6 di giugno. Ecco, con questo mi sembra di avervi detto tutto, spero di avervi detto tutto. Se avete qualcosa da chiedere, insomma, sempre attraverso la mail che vi ho dato prima o attraverso qualche i vostri capigruppo di riferimento, anzi vorrei anche chiedervi in conclusione se potete evitare di, diciamo così, ingolfare l'ufficio di email, magari se qualcuno di voi ha il capogruppo di riferimento lo faccia tramite capogruppo, poi ci penserà il capogruppo a comunicare all'ufficio. Ecco, vedete voi come fare, insomma, ma comunicate e poi tutto quello che vi ho detto a perseguire per fare bene, spiritualmente bene, questa consacrazione a Maria e poi naturalmente, ecco, l'ultima catechesi e a Dio piacendo chissà che potremo vederci anche fisicamente un giorno nei luoghi di San Martino di Schio. Seguendo la nostra web TV, poi seguendo i nostri mezzi di comunicazione, Radio Colbe, Regina dell'Amore, web TV, sarete informati anche, e se siete entrati poi anche nella mailing list tanto più, di tutte le iniziative che il movimento prenderà strada facendo e anche di future, diciamo così, corsi di consacrazione per i vostri magari amici, parenti, eccetera, persone a cui avete piacere e che si estenda questa consacrazione. La Madonna ha piacere prima di tutto perché vuole che tutti siamo consacrati al suo cuore di mamma. Grazie ancora di tutto, arrivederci a domenica 31 e poi al 6 di giugno. Sia lodato Gesù Cristo.
Grazie.